forse è l'unica altra proprio di oggi, è sembrato Vercelli che ha concesso qualcosa rispetto agli altri, ma se no non ha cambiato tosto. Quindi in questo momento bisogna guardare soprattutto la classifica e fare punti, rimanendo anche focalizzati su quello che è il lavoro di crescita, sul processo di perfezionamento di un modulo che sta andando a poco e quindi logico che richiede anche un po' di tempo. Come nasce la scelta di Coban? Ho iniziato a allenarsi con un impianto stabile dalla ripresa. E si è presentato bene, con la giusta personalità, con una gamba importante. Quindi l'idea era, visto che era un modulo proprio nuovo, che passavamo da poco, cercare di mettere un centrocampo di gamba che riuscisse magari a sopperire qualche sbavatura nella lettura delle uscite, delle giocate. E poi è stato bravo perché ci ha creduto e ha fatto bene. Già ha fatto un gol nell'amichevole, ho detto, l'amichevole contava poco o niente via 2 settimane fa. Però è un ragazzo che ha qualità e che ha giocato la partita giusta. Ma quando ha deciso di schierare, non si può sapere? 2 giorni fa. E quando cosa gli ha detto? Niente. Perché se non vuoi fare danni, ho visto come l'atteggiamento era giusto, quindi ho detto vai, tranquillo, per l'altro che qua sembra che i collaboratori, gli input che gli diamo tattici sono giornalieri, perché li prendiamo gli allenamenti e quindi a volte è meglio se va non all'allenatore diretto, ma se ci giriamo attorno per fargli capire cose da fare. È un ragazzo intelligente che ha voglia, che ha umiltà e ha fatto bene. Poi ha fatto il gol, quindi magari sembra, però al di là del gol ha fatto un'ottima prestazione. Tra l'altro è venuto ad abbracciare Renzo. Sì, perché non credo che si aspettasse fino a ieri di giocare. Mister, una cosa, nell'intervallo succede sempre qualcosa, si svela il segreto, nel senso la sua squadra torna sempre meglio in campo dopo l'intervallo. Un po' è successo parecchio. Si vede che quello che mi segno sul foglietto serve a qualcosa. Salve, mister, complimenti. Mi ero segnato 2 domande nel primo tempo quando la squadra non giocava molto bene. Per onestà intellettuale gliele faccio lo stesso. Come mai la scelta di Terrani a destra? Innanzitutto cosa è successo del prete, volevo capire. Come mai la scelta di Terrani a destra e non, ad esempio, Mustacchio o Zanon? Come mai la scelta di Belmonte sul centro-sinistra e non magari sul centro-destra della difesa? E ce n'è un'altra, ma la sono dimenticata, grazie. Allora, 5 minuti. Del Prete ha avuto fastidio durante il riscaldamento, che non dovrebbe essere nulla di grave. Vediamo domani, domenica, lunedì, penso, sulla risonanza. Però, nonostante lui è un ragazzo che non vorrebbe mai mancare, però non ce l'ha fatta. Terrani, secondo me, in quel secondo tempo di contro l'Empoli, dove siamo messi al 5, ha fatto delle buone cose e quindi mi sembrava che abbinasse un buon connubio tra la fase difensiva e offensiva, perché se mettevo Mustacchio magari era più offensivo, se mettevo Zanon era più difensivo, messo uno che poteva fare secondo me bene tutte e due le fasi, dato che lui era più un giocatore offensivo, però un giocatore intelligente. Lei comunque, mi perdoni, lei comunque vede Mustacchio in quel ruolo? È il suo ruolo, sì, certo. Belmonte ha giocato tantissimi anni a 3, mi ricordo l'ultimo anno a Siena, che era sempre quello di sinistra. Okay. E lo faceva talmente bene che l'ha preso l'Udinese, quindi credo che il suo ruolo sia proprio quello. E credo che anche gli altri abbiano fatto una buona partita, perché sia Volta che Della Fiore, credo che siano state molto di personalità, con avversari anche scomodi, perché per caratteristiche, uno è un bel bisonte, di Alba è uno che in ogni caso è bravo sempre ad allungarti, sono stati bravi a non fargli fare praticamente niente. La risposta più importante di questo modulo è quella invece che è venuta ancora un po' a mancare, secondo lei? La più importante è il fatto che appunto viene giocato poco o niente. È quello che viene a mancare, non abbiamo ancora fluidità di manovra, siamo un po' fragginosi e qualche tocco in più. Facciamo discretamente bene le ripartenze su palla rubata, facciamo meno bene lo sviluppo a squadra schierata. Però secondo me ci vuole un pochino di tempo e di lavoro, perché insomma, cambia tanti
riferimenti rispetto a prima. Però sono tre le note positive, insomma. Ma quando dici sono sempre positive, poi gli spunti per lavorare.